Rossini TV. È con grande piacere che oggi sono qui insieme a voi a Pesaro. Ebbene sì, sono nella bellissima Pesaro, perché a breve daremo il via ufficiale all'edizione 2022 del Natale che sta per arrivare. Ritorna all'evento Pesaro nel cuore con tantissime iniziative, anche quest'anno ovviamente organizzate dal Comune di Pesaro. Ma noi siamo in trepida attesa per l'accensione dell'albero di Natale, perché con l'albero di Natale partiranno ufficialmente le festività natalizie qui a Pesaro, che ci accompagneranno fino all'8 gennaio del nuovo anno. Sindaco di Pesaro Matteo Ricci, pronto per questa edizione 2022 di questo Natale che si sta per avvicinare? Prontissimi, lo siamo da qualche giorno in una piazza nuova, rinnovata, la nostra Piazza del Popolo, che è il cuore della città, l'identità, la storia di Pesaro, e con una piazza bellissima. Certo, quest'anno è una piazza più sobria, ogni anno dobbiamo stare nel contesto nel quale viviamo. Quest'anno è un anno di austerity dal punto di vista energetico, e quindi abbiamo evitato le luminarie, abbiamo evitato la pista del ghiaccio, tante altre cose che ci sarebbe piaciuto fare. Ma è giusto così quest'anno, bisogna stare in sintonia con le famiglie, con le imprese, con coloro che stanno tirando la cinghia dal punto di vista energetico, e non potevamo fare cose fuori luogo. Nonostante questo, un Natale bellissimo, un albero il più luminoso d'Italia, illuminato a LED con 100.000 luci, e al tempo stesso quattro portali nelle vie principali della città, molto belli, per i selfie, per le foto, per tutto ciò che renderà magico questo Natale. E al tempo stesso, un mese da oggi, tanti eventi. Sarà un mese pieno di eventi, di iniziativa per tutte, per tutte le età, per tutti i gusti, e in particolar modo per i bambini. Ancora per il nuovo anno è presto, però diciamo che per il Natale intanto tanta serenità. Speravamo dopo il Covid di vivere un momento di rinascita, anche di entusiasmo, invece siamo stati un po' gelati da questo costo energetico che sta mettendo in difficoltà tutti, comuni compreso. Però dobbiamo guardare comunque il futuro con grande speranza, e dobbiamo sperare che da questo Natale magari arrivi davvero un po' di pace, perché la guerra nel cuore dell'Europa è una ferita insanabile, e pensare che tante persone in questo momento sono sotto le bombe è davvero una tragedia immane. Quindi ovviamente va la nostra vicinanza al popolo ucraino dal primo minuto, senza esitazioni siamo stati dalla parte del popolo invaso. Adesso speriamo che si riesca davvero, proprio grazie alla resistenza ucraina, ad aprire un cessate il fuoco e ad aprire un negoziato di pace, perché il Natale deve portare la pace. Sindaco, un Natale definito anche diffuso e solidale. Sì, diffuso anche in tante altre parti della città. In via Curiel abbiamo il mercatino di Natale, uno dei posti che stiamo riqualificando del centro dopo via Passeri. E solidale perché ovviamente il cuore di Pesaro è un cuore che batte dalla parte della solidarietà, dell'aiuto agli ultimi, del coinvolgimento delle tante associazioni di volontariato. Quindi ancora una volta un bel Natale. Quest'anno diciamo meno energivoro, ma comunque molto bello e sempre magico. Accanto a me Massimiliano Santini, coordinatore eventi del Comune di Pesaro. Massimiliano, ci siamo, è partito ufficialmente questo Natale, questo Pesaro nel cuore. È partito il Natale a Pesaro, dall'8 di dicembre all'8 di gennaio vi aspettiamo in città. Abbiamo creato un palinsesto di iniziative molto succoso, e in pratica abbiamo coinvolto molte associazioni, molte realtà e scuole della città per creare sul nostro palco di Pesaro del Cuore concerti, spettacoli di danza, spettacoli per famiglie e bambini, e poi comunque sia abbiamo anche coinvolto coccole sonore, che sono quelli che diciamo in Italia conoscono di più l'ambiente giocoso delle famiglie, e quindi troverete diciamo tutto quello che può servire per accendere il Natale, per sentirsi uniti e vivere con l'atmosfera magica del Natale
questi giorni. Una cosa importante, ci tengo a sottolinearla, che è il villaggio di Babbo Natavis, che abbiamo realizzato in collaborazione con Avis in via Curia e la Pesaro. Portate i vostri bambini perché è molto molto interessante. Avremo un pony, avremo Babbo Natale in persona che ritirerà le letterine dei bambini, e in più i quattro portali del Natale, che sono delle sculture luminescenti che abbiamo messo nelle quattro vie d'ingresso alla città. Tante tante cose per un Natale sicuramente bello e caldo. Quindi tantissime iniziative, Massimiliano, per visitare questa città che è meravigliosa, a Natale ancora di più. A Natale ancora di più. Negli ultimi 10 anni devo dire che abbiamo comunque sia lavorato sodo per far sì che Pesaro diventi una città che abbia una, diciamo, connotazione importante per quanto riguarda il Natale. Ci ha aiutato molto anche Candela Candelara, e quindi il territorio in qualche modo risponde e i visitatori sono sempre di più. Speriamo che quest'anno, oggi la piazza piena è un esempio di quante persone hanno voglia di ripartire, di vivere il Natale. Speriamo di avere anche tanti turisti come è successo negli scorsi anni. Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero anno e felicità. Accanto a me Gabriele Foschi, direttore del coro Grillo d'Oro dei bambini e del coro adulti Ex Novo Coro Urbano. Yes. Allora, in primis ci facciamo raccontare chi è il Grillo d'Oro e Ex Novo Coro Urbano. Sì, allora noi siamo un gruppo di cantanti che canta dagli anni 70, pensate. E eravamo coaudivati da padre Fabio, che ci dirigeva. Da quel momento in cui lui è venuto a mancare, il direttore del coro sono diventato io, e noi ex bambini ora ricantiamo, poi ci sono nuovi bambini e ci vediamo tutti i giovedì per provare, e abbiamo una grande manifestazione che si chiama Festa del Maestro ogni anno, dove premiamo i maestri di vita, ma soprattutto ci piace cantare, ci piace esibirci dal vivo come questa sera. E questa sera davvero ci hanno allietato con uno spettacolo bellissimo per l'accensione dell'albero e per il via al Natale. Complimenti! Raccontaci che cosa avete fatto questa sera. Allora, è stato molto emozionante, tu c'eri, perché abbiamo cantato Happy Day e siamo ritornati su questa piazza, in questa piazza dopo anni in cui non era possibile, perché la vicinanza, perché il Covid e tutto quello che sappiamo. Quindi era già emozionante esserci, già emozionante salire sul palcoscenico, cantare. Tutta questa gente davanti, non eravamo più abituati ad avere un pubblico così numeroso e così appiccicato. Ed è stato bellissimo, abbiamo cantato Happy Day, finalmente giorni felici dopo tutta la sofferenza, ma abbiamo tenuto duro e siamo tornati. Per entrare nel vivo del mercatino natalizio con tante bancarelle, ovviamente con prodotti locali, artigianali e prodotti tipici enogastronomici. Accanto a me la signora Cristiana, andiamo a chiedere a Cristiana se è la prima volta che espone qui a Pesaro. Assolutamente sì, è la mia prima volta a Pesaro, in assoluto, come espositrice e come visitatrice della città. Bene, allora come trova questa città? Particolarmente frizzante, devo dire, piacevolmente frizzante. Che cosa espone di bello qui Cristiana? Allora, noi realizziamo accessori tutti fatti a mano all'uncinetto, utilizziamo dei filati preziosi, utilizziamo delle pietre e dei cristalli, e realizziamo collane, orecchini, bracciali, qualche borsa, tutto fatto rigorosamente con le nostre mani. Siamo io e un'amica che è rimasta a Napoli, io sono di Napoli. Qual è l'oggetto più richiesto per il Natale? Bella domanda, gli anelli sono piaciuti molto. Le collane sono piaciute molto, e anche gli spilloni, perché sono pratici, quindi oggi che andiamo tutti di corsa, abbiamo bisogno di tenere ferma la sciarpa eccetera, sono un buon ausilio. Accanto a me Marco con una sua bellissima bancarella. Ciao Marco, è la prima volta che esponi qui a Pesaro? No, ormai sono diversi anni, per noi ormai è un appuntamento fisso. Abbiamo i nostri prodotti, che sono miele, quello che ne deriva può essere polline, propoli, cera, candele. Come sta andando questo Natale che è appena partito?
Oggi è il primo giorno e sinceramente è partito molto bene, una bella inaugurazione. E quali sono i pronostici futuri? Speriamo bene, speriamo in delle belle vacanze di Natale, dai, con diversa gente, bel tempo. Per nostra curiosità, qual è il prodotto più richiesto? Il classico miele di acacia. Se ne produce sempre poco, ma è molto richiesto. Accanto a me Luca di Pesaro Village, perché ovviamente anche Pesaro Village è presente all'edizione 2022 del Natale qui a Pesaro. Allora ci facciamo raccontare da Luca che cosa hanno pensato per questa edizione. Allora, per questa edizione, vabbè, oltre a partecipare nelle presentazioni e un po' il coordinamento di tutti quelli che interverranno in tutti gli spettacoli che ci saranno, noi personalmente il 26 faremo uno spettacolo con cabaret, con giochi di magia, con interventi di persone alte, non lo so, vi lascio tutto sul vago. E inoltre ci sarà anche, dai, la persona alta, ve lo dico, ci sarà una persona alta 3 metri, per cui non si sa cosa sarà, ma sarà una persona fredda, ma è uno spettacolo molto bello. E poi anche, passiamo già a quest'altro anno, il 6 gennaio la Befana, e però non vi dico se verrà la Befana, adesso dobbiamo chiamarla ancora telefonicamente, non lo sappiamo se verrà, però per la Befana faremo qualcosa sicuramente. Luca, vuoi lasciare un messaggio di auguri ai telespettatori di Rossini TV? No, sì, dai, ve lo mando. Ho un grandissimo auguri di buon Natale, di felice anno nuovo e poi ad andare avanti per la Befana, per Carnevale, per Pasqua, Ferragosto e poi di nuovo a Natale e poi di nuovo a Capodanno e poi di nuovo la Befana e poi di nuovo a Pasqua e poi di nuovo... All'interno del villaggio di Babbo Natavis e accanto a me Filippo Giovannini, vicepresidente Avis Pesaro, che ci facciamo raccontare questa bellissima iniziativa. Ciao a tutti, quest'anno Avis Pesaro ha pensato di accogliere a tutti voi, alle famiglie, soprattutto i più piccoli, qui in via Curiel, vicino a Piazza dei Lazzarini, con il villaggio di Babbo Natavis. Abbiamo tante attrazioni, tutte gratuite, l'ingresso è libero, c'è un bellissimo cavallo con cui poter fare un giro, la nostra postazione per poter chiedere tutte le informazioni per diventare donatore di sangue, il posto per poter scrivere le letterine di Babbo Natale e c'è anche Babbo Natale che vi aspetta nella casetta. Mi raccomando, vi aspettiamo tutti i weekend, oggi, il prossimo weekend, quello dopo e il 23 di dicembre. Siamo qui dalle 3 e mezza fino alle 7 e mezza e vi aspettiamo. Diventare donatore è molto importante e questo è quello che noi vogliamo. Eh già, è importante donare tutto l'anno, farlo a Natale ancora di più. Sì, perché le emergenze sono continue, sempre c'è bisogno di sangue, non bisogna aspettare che ci sia un terremoto, un incidente o un'esigenza particolare, quotidianamente si necessita di sangue per gli interventi, per le cure dei malati di leucemia, di tumori, quindi abbiamo sempre bisogno di nuovi donatori e se non lo siete diventatelo, è importante. Con l'accensione dell'albero di Natale in Piazza del Popolo abbiamo dato il via ufficiale a questo Natale, all'edizione 2022. Un bellissimo albero, 100.000 lucine a LED, addobbato con delle bellissime palle, ricordiamo, realizzate dal Liceo Artistico Mengaroni di Pesaro. Ringraziamo ovviamente tutta l'amministrazione comunale con il suo sindaco Matteo Ricci per averci regalato anche quest'anno delle bellissime festività natalizie. Io con questa slitta sono pronta per andare al Polo Nord. Un saluto da Roberta, da Rossini TV, alla prossima! Should've known.